Il Pescara prova ad affidarsi ai precedenti positivi per esorcizzare l'ostacolo Pordenone. All'Adriatico Cornacchia il Delfino ha sempre gioito contro i Ramarri. Lo ha fatto a fine agosto 2019 con una roboante vittoria 4-2, con un gran secondo tempo e la doppietta di Cristian Galano. Lo ha fatto anche in Coppa Italia, successo di misura 1-0 nel 2013 con gol partita di Maniero e qualificazione dopo i calci di rigore nel 2018 a seguito del 2-2 maturato al termine di regolamentari e supplementari. Pordenone che peraltro è anche l'ultima squadra battuta in trasferta lo scorso gennaio. Domani, ore 14, i biancazzurri contro i Ramarri inseguiranno il secondo successo in campionato, avendo un grande problema da risolvere, quello dell'attacco, per una squadra che già di suo fa fatica ad andare in gol e che domani sarà priva dei due centravanti Asensio e Seter. Gli esami strumentali hanno confermato per lo spagnolo quanto si temeva, uno strappo al flessore che lo farà stare fuori circa 2 mesi. Per il colombiano si aprono spiragli di un rientro per l'anticipo di Ascoli di venerdì prossimo. Almeno domani però bisognerà fare di necessità virtù. Galano è il favorito per la maglia di Falso 9, sostenuto da Vokic e Maestro. È ovvio che se tu non hai Seter, se non hai Asensio, non puoi fare un certo tipo di gioco, non puoi chiedergli di tenere palla sui palloni alti, ma devi fare un qualcosa di diverso. Quindi ci vorrà un po' più di qualità in avanti e devi cercare di arrivare dall'altra palla a terra, e portandoci la palla più che lanciandola. Quindi è una situazione un po' diversa, ma nonostante non ci sono questi due attaccanti, io sono convinto che chi giocherà può fare bene, può mettere in difficoltà il Pordenone. Out Masciangelo per una distorsione alla caviglia, Crecco il favorito per la sua sostituzione, Nzita in ballottaggio e in vantaggio su Scognamiglio come centrale di sinistra, al centro il rientrante Bocchetti, conferme per Balzano centrale di destra, Bellanova tutta fascia, Busellato e Fernandez in mezzo, ancora panchina per Valdifiori e per Memushai, quest'ultimo tornato a disposizione dopo i tamponi negativi ma con un solo allenamento in gruppo. Così Oddo presenta il Pordenone. Mi aspetto il solito Pordenone, le solite squadre di tessera, squadre molto organizzate, squadre che non sono votate particolarmente all'aggressività in avanti, sono un po' sognone, stanno lì e poi ti mettono in difficoltà soprattutto con le ripartenze, con questi lanci lunghi per sfruttare le caratteristiche dei loro giocatori, quindi le ripartenze con giocatori come Ciurria o come Dia, questi palloni negli spazi per questi giocatori che sono molto pericolosi. Dobbiamo svegliarci, stiamo andando in Serie C. Queste le parole pronunciate in settimana dal direttore Giorgio Repetto. Oddo le commenta e vuole tenersi stretto la panchina perché è convinto che la squadra risalirà. Le parole del direttore sono giuste, sono vere. Bisogna rendersi conto di questa situazione, stare di più sul pezzo, lavorare di più e mettere tutti quanti, a partire da me, qualcosa in più affinché si possa uscire da questa situazione difficile. Non è un problema di sensazione, è un problema che a volte si rimane basiti quando si prendono dei gol che non ci si aspetta prendere da una squadra di Serie B. Insomma, l'errore in campo ci sta, però dopo bisogna rendersi conto che tanti dei gol che abbiamo preso secondo me non sono dovute a incapacità, ma sono dovuti magari a mancanza di concentrazione, la voglia di non prendere gol e quant'altro. Non posso pensare che sia mancanza di capacità, ma piuttosto magari una mancanza in quel momento di convinzione, di voglia di non prendere gol. E nel momento in cui recuperiamo giocatori, questa è una squadra che tranquillamente può fare un bellissimo campionato, non ho il minimo dubbio. E quindi io rimango qui attaccato alla mia poltrona perché ho questa convinzione. La direzione di gara è affidata a Giovanni Airoldi della sezione di Molfetta, che curiosamente ha diretto proprio il 4-2 di Pescara Pordenone del 31 agosto 2019. Oltre a quella vittoria, i biancazzurri con Airoldi hanno 2 pareggi in rimonta, sempre all'Adriatico Cornacchia, 1-1 col Trapani e 1-1 con l'Empoli. Con l'arbitro pugliese la squadra di Tesser ha anche una vittoria a Trieste 1-2 e un pareggio a San Benedetto 1-1 relativi alla stagione 2018-2019 in Serie C.